Buonasera e ben ritrovati con Sport Today. Apriamo parlando del Modena che prosegue la preparazione in vista del derby di venerdì sera alle ore 20:30 contro il Cesena, che può valere il quarto posto in classifica. La squadra mista novellina è in serie positiva da 15 turni. 8 successi e 7 pareggi sono il biglietto da visita dei canarini in vista dell'ultima giornata di campionato. L'ultima sconfitta risale infatti allo scorso 22 di febbraio contro il Trapani. Porta così il Modena in questo momento ad essere la seconda squadra dietro alla Palermo per risultati consecutivi utili raggiunti. I siciliani sono infatti rimasti imbattuti per 20 giornate. Andiamo però a fare il punto in casa dei Canarini con Antonio Montefusco. Lavoro intenso per il Modena in preparazione della gara di venerdì sera ore 20:30 contro il Cesena nel derby. A playoff matematicamente conquistati, ora i Canarini vogliono permettersi di provare ad arrivare quarti in modo da accedere direttamente alle semifinali playoff. L'ambiente però sarà caldissimo e i bianconeri assumeranno un atteggiamento molto rocigno e combattivo, cercando di fermare la velocità e la fantasia degli esterni modenesi e di Babacar. La febbre a 1000 sono già 2000, biglietti venduti, si stima di avere il tutto esaurito già entro la mattinata di giovedì. Una gara che storicamente ha visto prevalere il Modena nei 17 precedenti storici, 7 vittorie gialloblu e solo 2 bianconere, la più recente nel 2006-2007 col gol di Graziano Pellè. 8 i pareggi, addirittura di questi 6 a reti bianche, a conferma di quanto detto. Ci atteneremo probabilmente anche in questo caso una partita maschia in cui si lotterà su ogni pallone, in cui la manovra dei canarini verrà più volte strozzata dai ragazzi di Bisoli. Quando però il Modena ha vinto in questo derby, l'ha fatto alla grande. Nella memoria rimangono impressi i recenti 4-0 lo scorso anno con un Ardemagni scatenato grazie alla tripletta, e nel 2004-2005 altro poker con Asamoah Troiano e una doppietta di Campedelli, che qualche anno dopo non affrontò il Cesena d'avversario, tutt'altro. Suo fratello Igor, patron del club romagnolo, lo mise in panchina, ma la fiducia non fu ripagata, 3 KO su 3 ed esonero. Sì, perché Modena e Cesena hanno tanto in comune. Oltre a Campedelli, che col Modena mise a segno 148 presenze e 14 gol, un certo Paulino Ponza fu un vero idolo sia a Modena che a Cesena. Parliamo di uomini veri che in campo davano il 110% e quello sport gli scorreva nel sangue. A quel punto il tifoso guardava oltre le rivalità. E nel silenzio più totale torna da ex Pablo Granoce, un altro che in campo dall'anima e che da professionista pubblicamente non ha mai recriminato niente ai bianconeri per non aver praticamente mai visto il campo dopo che arrivava da un'esperienza nella massima serie. Occhio però al diablo, che qua a Modena invece è amato ed è tornato con continuità a fare bene il suo mestiere, il gol. 15 risultati utili di fila per i gialloblu, che non può essere più etichettata come la formazione di giovani in netta ripresa, ma una corazzata unita e vincente, pronta ad abbattere qualsiasi muro. E chiedo scusa, il servizio era di Marco Salicini. Con Antonio Montefusco invece andiamo a fare il punto in casa Carpi, che venerdì affronterà l'ultima trasferta della stagione. Sarà infatti impegnato contro la già retrocessa Juve Stabia. Intanto si parla anche di mercato a livello societario, perché il DS Giuntoli è appetito da molte società. La stangata è praticamente servita. 5 giornate a Concas, 3 di Gaudio, 1 a Gaiolo, tutte assenze che venerdì sera a Castellammare di Stabia costringeranno il tecnico Pillon a dover schierare le seconde linee. La partita è ininfluente, diversamente, ci sarebbe stato da mordersi le mani. Nelle file degli indisponibili ci finisce pure Emanuele Pesoli. Nell'ultimo turno il capitano uscito a metà ripresa per un problema muscolare. Nulla di grave, da rivederci per il prossimo campionato, visto che Pesoli ha un altro anno di contratto. Intanto la squadra riprenderà a lavorare domani. Pillon ha concesso 2 giorni di riposo, poi mercoledì e giovedì serviranno per preparare l'ultima gara di un campionato ricco di soddisfazioni per i colori biancorossi. Archivata la partita in Campania si comincerà a programmare il futuro. Il primo nodo da sciogliere è quello legato al tecnico Pillon, ma in questo senso il patron Bonaccini è stato fin troppo chiaro. È la nostra prima scelta. Se va verso una riconferma e avere l'allenatore in panchina alla prima di campionato garantisce un bel carico di esperienza e conoscenza a questi livelli. Ci sono tanti rumors intorno alla posizione del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Bologna e Spezia lo vorrebbero, anche il Verona ci ha fatto un pensierino. L'architetto dei miracoli rimarrà a Carpi per altri 2 anni, come dice il suo contratto. Domani alle ore 16 a Limidi di Soliera il Carpi giocherà in amichevole contro la locale squadra. Adesso andiamo invece a parlare del Sassuolo, la squadra è in vacanza, ma si lavora per il futuro. Patron Squinzi vuole rinforzare a livello anche societario quello che è il Sassuolo. Andiamo quindi a fare il punto con Antonio Montefusco. Il dottor Squinzi ha tanti impegni. L'incarico di presidente di Confindustria lo porta spesso in giro per l'Italia. Nel prossimo fine settimana, venerdì o sabato, nel suo ufficio di Milano, verrà progettato il Sassuolo del futuro. Al summit parteciperanno il presidente Carlo Rossi, il direttore generale Nereo Bonato, il direttore sportivo Giovanni Rossi, il tecnico Eusebio Di Francesco e l'amministratore delegato di Master Group Sport Giovanni Carnevali. Una riunione dove verranno delineate le strategie del prossimo campionato. Potrebbero non mancare i colpi di scena e fra questi il cambio di cariche all'interno dell'area tecnica.
In primis Giovanni Carnevali può essere il nuovo direttore generale del club di Piazza Risorgimento. Questo potrebbe Nereo Bonato diventare direttore dell'area tech, mentre Giovanni Rossi ancora come direttore sportivo. Qualche giorno per capire quale sarà il nuovo assetto che dovrà rendere più forte il club, traghettandolo verso il futuro. Novità importanti: nella prima annata in Serie A sono state tante difficoltà, il nuovo disegno per rendere più forte il Sassuolo in tutte le sue componenti. Cambiamenti importanti e pure l'allungamento del contratto di Eusebio Di Francesco per un'altra stagione. In futuro nulla verrà lasciato al caso. Il patrono Squinzi vuole crescere, vuole consolidarsi in Serie A e per farlo serve una società sempre più forte. E nell'ambito dell'iniziativa Un giorno per la nostra città, promossa dalla Lega Calcio di Serie B, ieri il Modena ha fatto visita alle scuole Collodi per aiutare il gruppo di volontari Narxis, i quali hanno individuato l'esigenza di un piccolo acquedotto fondamentale per le attività ambientali del curriculum formativo degli alunni della scuola. Presenta anche il presidente Angelo Forcina, così come i giocatori Dallabona, Pinsoglio, Garofalo, Burrai, Dudù, Belloni e Stanco, come ci racconta il nostro prossimo servizio. Siamo qui con Federico Marassi, un cavaliere della Repubblica, molto giovane per esserlo, e sicuramente un'iniziativa importante promossa appunto dai tutor civici dell'associazione di promozione sociale Narxis, che appunto vi ha visti protagonisti nella costruzione di un percorso idrico all'interno delle scuole Collodi da parte dei giocatori del Modena. Siamo molto contenti di aver avuto questo aiuto, perché noi lavoriamo per far crescere il quartiere, migliorare la vivibilità, e questo piccolo percorso idrico, un piccolo acquedotto, sarà utilissimo per la realizzazione di attività scolastiche che riguardano non solo la crescita delle piante, quindi l'ambiente, ma anche per la matematica che si può scoprire anche in un orto. Sì, sicuramente quindi questo è un aspetto che dà valore, un valore aggiunto sicuramente al vostro progetto, e sicuramente questo progetto si innesta in un evento più grande che riguarda la riqualificazione del parco 22 aprile. Riqualificazione del parco che negli ultimi anni ha avuto un notevole incentivo dal progetto Cittadini e Vigili, dove i cittadini insieme ai vigili hanno cominciato a ideare strategie per poter fruire a pieno degli spazi, e per fruire a pieno c'è bisogno di sicurezza. La sicurezza danno le persone che si danno una mano una con l'altra, come in questo caso l'associazione Federazione Calcio del Modena. Quindi ecco, appunto, lei accennava appunto al Modena, come è nata questa collaborazione con il Modena Calcio? La collaborazione è nata sempre nel piano dei cittadini e vigili, siamo venuti a conoscenza di questa iniziativa che riguarda le squadre di calcio della Serie B che intendono impegnarsi sul territorio, e noi ci siamo proposti, dobbiamo fare questo lavoro, e chi meglio di loro aveva le gambe per farlo. E ora andiamo invece a sentire da Garofalo le sue dichiarazioni. Siamo qui con Garofalo all'evento che ha visto protagonisti diversi giocatori del Modena per aiutare i ragazzi delle scuole Collodi ad avere un condotto idrico. Garofalo sicuramente è un'esperienza molto importante anche per aumentare il contatto con il territorio. Ma è un piacere queste iniziative e niente, poi aiutare i bimbi è bellissimo. Questa è una giornata bella e niente, i calciatori non giocano solo a calcio, ma sanno anche farsi valere quando c'è da lavorare, e siamo contenti di essere qui e aiutare i lavori di questa scuola. Sì, sicuramente quindi un bellissimo gesto. E passando alle questioni di campo, a Pescara è arrivato un pareggio che forse alla fine sembrava insperato, e il mister ti ha schierato nel ruolo alto a centrocampo. Come ti sei trovato? Ma ho già ricoperto quel ruolo durante il campionato, il mister sa che quando ha bisogno può schierarmi anche alto a centrocampo. L'importante è aver trovato questo pareggio fondamentale per il nostro cammino, perché comunque la partita era complicata e niente, comunque in Pescara è una signora squadra e prendere un punto lì è difficile. E niente, c'è stata la prova di carattere, da sottolineare comunque la grande forza di questo gruppo che subentra, si fa trovare pronto come si sono fatti trovare pronto sia Mazzarani che Lumani. Ora, in virtù degli altri risultati, il terzo posto è inarrivabile, ma c'è il quarto che permetterebbe di evitare i quarti di finale dei playoff.
Sì, abbiamo questa partita fondamentale, l'ultima col Cesena e niente, noi sicuramente vogliamo arrivare ai quarti perché ho fatto anche playoff negli anni passati e so quanto è importante anche la posizione in classifica, quindi comunque da quarto avessi anche la semifinale di ritorno in casa ed è un grosso vantaggio, avessi anche due risultati su tre, quindi niente, ci teniamo alla grande, poi anche per finire alla grande questo giorno di ritorno e finire alla grande davanti al nostro pubblico che è l'ultima partita in casa. E poi sappiamo come è sentito il derby del Cesena, quindi ci sono tutti i presupposti per far benissimo. Anche il Carpi ieri ha dato vita all'appuntamento voluto dalla Lega di Serie B, lo ha fatto visitando gli orti comunali, andiamo a sentire Capitan Pesoli. Allora siamo con il capitano del Carpi, Emanuele Pesoli, ti abbiamo visto con la vanga in mano, stai pensando al dopo calcio? Sì, diciamo che io vengo da un paese dove le origini sono contadine, no? E quindi è sempre bello insomma fare un tuffo nel passato e soprattutto ecco, regalare un sorriso alle persone anziane che sono le fondamenta della nostra vita, insomma, perché comunque io ho dei nonni che hanno la passione per questa terra, per le origini, quindi ecco, è bello ogni tanto tornare. È stata un'iniziativa interessante con la Lega di Serie B, tutti auguri che venga riproposta anche il prossimo campionato. Abbiamo fatto diversi incontri, sono cose che comunque ti lasciano qualcosa dentro. Credo che sia stata un'ottima iniziativa da parte della Lega e spero insomma che il prossimo anno lo confermino questa cosa. La partita con Lanciano rispecchia un po' quello che è stato il vostro campionato, dove vi è mancato sempre qualcosa nelle partite casalinghe, c'è un po' di rammarico anche per non aver conquistato i playoff. Sì, sicuramente potevamo entrarci tranquillamente perché abbiamo avuto un campionato così un po' caratterizzato dalla mala sorte, abbiamo lasciato tanti punti per strada e purtroppo poi appena vai a tirare le somme ti mancano quei 6-7 punti che ci potevano permettere di entrare dentro il playoff. Comunque ieri anche abbiamo fatto una buona partita, siamo stati raggiunti al 93esimo e la cosa che mi lascia così comunque contento è che la squadra ha dato tutto, la squadra ha sudato sempre la maglia sia negli allenamenti che nelle partite e l'affetto del pubblico di ieri lo è la testimonianza. Questa era un po' la stagione della rivincita dopo vicende insomma che ti hanno toccato, com'è stata la tua stagione? Credo che sostanzialmente è stata una buona stagione, ho giocato quasi tutte le partite, venivo da un anno di inattività e anche a buoni livelli, la squadra mi ha aiutato perché si è espressa su uno standard alto e quindi ecco, sono soddisfatto sia per la mia stagione che per quella della squadra. Ora c'è da chiudere il campionato contro la Juve Stabia, cosa aspetti? Ma sicuramente andremo lì a Castellammare a onorare il campionato fino all'ultimo minuto, sarà una partita dove non ci giocheremo niente e dove sicuramente troveranno spazio anche chi ha giocato di meno e se lo meritano perché comunque sono ragazzi che hanno lavorato con la squadra con grande impegno senza mai fiatare alle panchine, alle tribune fatte, quindi ecco è giusto che andiamo lì e dimostriamo insomma il professionismo che abbiamo fatto fino adesso. Voltiamo pagina, andiamo a parlare di pallavolo. Quest'oggi sono stati ufficializzati i calendari e le sedi della prima fase dei mondiali femminili. Si giocherà in Italia dal 23 settembre, quando le 24 squadre inizieranno il loro percorso verso la finale di Milano prevista per il 12 di ottobre. 102 le partite da disputare. Dal 23 al 28 settembre si giocherà a Roma, Trieste, Bari e Verona. Le prime 4 di ogni girone passeranno alla fase successiva che coinvolgerà Bari, Verona, Trieste e soprattutto Modena, che sarà sede mondiale dal 28 settembre al 3 di ottobre. L'Italia, che ha tra le convocate il presidente del Col di Modena, Tagliaghero, e Francesca Piccinini, nuovo capitano azzurro, inizierà il suo percorso da Roma, sfidando il 23 settembre la Tunisia, il 24 la Croazia, il 25 l'Argentina, il 27 la Germania ed infine il 28 la Dominicana. Ora andiamo a parlare di pallavolo, ma del settore giovanile di Casa Modena, perché è un momento sicuramente positivo quello che sta vivendo il settore giovanile della società. La formazione Under 19, in realtà formata da giocatori Under 18 ed Under 17, ha chiuso al quinto posto la Junior League, grazie al successo su Perugia per 3-1.
L'Under 14 di casa Modena invece chiusa al secondo posto alle finali regionali di categoria, perdendo per 3-1 contro Ravenna. Matteo Miselli è stato premiato miglior schiacciatore. Infine, il team Under 15 di casa Modena si è laureato campione regionale di categoria, battendo in finale Ravenna per 3-1. Alessandro Sassi è stato anche premiato miglior giocatore della manifestazione. Ora la formazione canarina di Petrella prenderà parte alle finali nazionali previste a Montecchio dal 4 all'8 di giugno. Andiamo proprio a sentire il coach gialloblu ai nostri microfoni. Francesco Petrella, allenatore casa Modena Under 15, che si è laureata campione regionale. Complimenti. Grazie mille. Assolutamente sì, è stata una grande stagione, i ragazzi sono stati bravissimi tutta la stagione, nei campionati provinciali e regionali abbiamo perso due sole partite, il grande merito è stato arrivare in finale dei ragazzi, poi dopo le finali si possono vincere e perdere, è andata bene, siamo stati per un giorno più forti degli altri, più bravi degli altri, sono molto contento per i ragazzi, per il lavoro che hanno fatto e credo che questo sia stato un premio per il loro lavoro, prima di tutto. Prima dell'inizio ho detto di stare tranquilli, di giocare, che ero assolutamente certo delle loro capacità e delle loro possibilità all'interno della finale. Ho detto che sarebbero stati in grado di giocare una finale alla grande. E avevo anche azzardato un pronostico per la finale e diciamo che è andata bene, via. Come si motivano dei ragazzi di 14-15 anni durante un anno e soprattutto durante una finale? Durante l'anno è più difficile, per tenerli in palestra tutti i giorni non è assolutamente facile, dipende anche molto da loro, da quanta disponibilità al lavoro hanno, di quanta disponibilità a imparare all'interno della stagione. Bisogna cercare di capire quali sono i loro obiettivi, penso, i loro sogni, le loro ambizioni, dove vogliono arrivare, cosa si prefiggono loro come gruppo e come individui e cercare di alimentare queste capacità mantenendole all'interno di un gruppo. Prima della finale non c'era più molto da dire, le capacità tecniche su cui avevamo lavorato non si potevano modificare in quel momento, abbiamo lavorato sull'aspetto emotivo, sulla capacità di rimanere in partita, di rimanere concentrati, di rimanere cattivi all'interno della partita. Dal 4 all'8 giugno, Casa Modena Under 15, alle finali nazionali di categorie? È la miglior manifestazione che potevamo disputare quest'anno, è un'occasione per noi per imparare a stare in campo a un livello più alto di quello che abbiamo visto fino a quest'anno. E quindi voglio che i ragazzi vadano là con questo atteggiamento, con l'idea di imparare, di migliorarsi, di cercare di mettere in campo la loro migliore pallavolo e cercare di migliorare giorno per giorno, partita per partita. È una manifestazione dove conterà molto il nostro entusiasmo, la capacità di mettere l'entusiasmo in campo, di saper giocare bene noi, di guardare a quello che sappiamo fare, a quello che possiamo fare. E se mettiamo in campo queste capacità possiamo toglierci delle soddisfazioni e di sicuro sarà un'esperienza che dal punto di vista pallavolistico e umano sarà importantissima per ognuno di loro. E vi ricordo che dal 4 all'8 di giugno Modena invece ospiterà le finali Under 16 femminili. Questa sera alle ore 23.30, nuovo appuntamento con Top Volley, ospite in studio l'ex palleggiatore della Generazione dei Fenomeni, Marco Meoni. Io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento domani alle ore 19 e vi auguro una buona serata.